Buongiorno a tutti, sono Iana94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la rubrica Consigli libreschi, film e telefilm non period. Questa volta ho deciso di parlare di un romanzo. Un romanzo che mi sta piuttosto a cuore, ma che ammetto prima di questo video era da un po' che non rileggevo. Non tanto per temi o altro, ma perché diciamo è di un certo spessore. Sto parlando di Il Signore delle Crociate di Jack Haig. Non fatevi spaventare, diciamo, dalla consistenza, perché questo, o meglio, questa edizione, è un 3 in 1. Quelle edizioni che fanno alla Newton e Compton quando, diciamo, finiscono una trilogia e quindi decidono di racchiuderli tutti in uno. Questo, infatti, racchiude 3 volumi che sono Il Signore delle Crociate, Il Signore delle Battaglie e Il Signore della Terra Santa. Per analizzarlo meglio, mi servirò principalmente di Andrea Frediani, Le grandi battaglie del Medioevo, e Giuseppe Staffa, I grandi condottieri del Medioevo. Quindi, appurato che il romanzo è ambientato nel Medioevo, ma va. Passiamo alla trama. La trama segue due personaggi che si incrociano, si scontrano, diventano amici, poi rivali e via dicendo. Sono Yusuf ibn Ayyubad, più noto come Saladin, quindi Saladino, e John, un soldato di origine inglese. Allora, la narrazione comincia nel 1248 con la seconda carrociata e termina nel 1292, quindi sono tre romanzi, diciamo tre romanzi facenti parte di una trilogia che coprono un grandissimo spazio di tempo in cui accadono un sacco di cose. L'autore, infatti, in alcuni punti ha dovuto tagliare o mettere alcune cose, forzarle in altri ambienti, unificarle, ma diciamo è un'operazione riuscita molto bene. Si parte quindi dalla seconda carrociata, voluta da Luigi il Grosso e sua moglie Leonora d'Aquitania per soccorrere i principati latini in Terra Santa, fino alla sconfitta di San Giovanni d'Acri, sconfitta per Riccardo Cuor de Leone e vittoria per Saladin. Il romanzo quindi segue un grande arco di tempo ed è classificabile anche come romanzo di formazione, perché comunque conosciamo Yusuf Barre Salah Aden quando è ancora un ragazzo molto giovane, un outsider per certi aspetti. Veniamo al motivo. Yusuf ibn Ayyub, come già detto, più noto tra gli arabi come Salah Aden, noto tra i cristiani come Saladino, non era infatti, diciamo, un arabo doc, mettiamola così. Era di origine curde, ossia una popolazione che si era convertita più tardi all'Islam e che era sempre stata in una posizione, diciamo, piuttosto subordinata, sia ai tempi del sultanato di Damasco, poi di Baghdad. I curdi non erano ben visti e questa è una cosa che si è protratta fino ai giorni nostri. Saladin, per questo, fu rivoluzionario. Nel romanzo viene molto spesso ricordato come lui, il figlio di un piccolo signore curdo, si è riuscito invece a diventare, diciamo, il simbolo della rinascita dell'Islam, sia a livello politico e militare, ma anche a livello religioso. Saladin, infatti, viene mostrato come un eroe in divenire, un ragazzo che inizialmente cerca un punto di contatto con questi nuovi arrivati, i franchi, come vengono chiamati dagli arabi. Arabi, poi siriani, palestinesi, curdi, egiziani, o come li chiamavano i cristiani, i pagani. Ma che alla fine de deve soccombere, diciamo, al fatto che non ci può essere pace, non perché lui non la voglia, ma perché in entrambi gli schieramenti chi fa più rumore, chi ottiene più plauso sono i cosiddetti farchi. E alla fine lui non ha altra scelta che non assecondare i falchi e diventare lui stesso, diciamo, un falco. Si vede molto bene alla fine del secondo romanzo, quando di fronte alla prospettiva di poter ottenere una pace, preferisca invece riprendere la città santa, ossia Gerusalemme.
Diciamo che Sarah Dan è quindi un personaggio controverso che cresce, migliora, peggiora. In questo è molto umano. John invece ha la funzione di quasi di narratore esterno, con un trucco che è comunque molto noto quando si scrivono romanzi storici su grandi personaggi. Ossia, diciamo, un personaggio vicino al grande personaggio che racconta le sue vicende che come si intersecano a quelle del grande personaggio. Un trucco vecchio, vecchissimo, trito e ritrito. Qui funziona anche perché John porta la sua mentalità cristiana e sassone prima nel mondo d'Outre-mer, ossia i cosiddetti regni cristiani, e poi anche nel mondo arabo, perché appunto lui e Salah Dan diventeranno amici, alleati, servo e padrone, e via dicendo. Insomma, ci sarà uno scambio culturale tra di loro, che appunto li porta a un'amicizia molto complicata, ma anche molto profonda. Bisogna dire che anche gli altri personaggi che compaiono sono piuttosto ben analizzati. Ho avuto alcuni dubbi sulla figura di Agnese di Courtenay, dove mi sembra che l'autore segua la leggenda nera, cosa che invece non accade per gli altri personaggi. Persino Riccardo Corleone, diciamo, ne esce molto bene quando sul romanzo e sulle crociate, che sono viste principalmente da parte musulmana, si poteva sparare a zero su Riccardo, ma non viene fatto. Si spara a zero su Reinaldo, dice Dion, ma lì praticamente è un piccione, lì, come già detto nel video su Kingdom of Heaven, lì era facilissimo sparare a zero, infatti viene fatto. Si porta anche molto diciamo, all'attenzione i vari intrighi dei regni latini che erano più impegnati a farsi la guerra tra loro per anche motivazioni un po', non vorrei dire stupide, ma con l'ottica di oggi stupide. Invece che pensare a consolidarsi o a fare la guerra ai vari emirati, che infatti erano più occupati a, diciamo, a rafforzarsi e a minare l'autorità di Baghdad che non a preoccuparsi degli invasori cristiani. Tant'è che se oggi guardiamo i nostri libri di storia, libri cristiani ed europei sulle crociate, e abbiamo mole così di roba fin dall'elementare, pagine e pagine, capitoli e capitoli, tutta l'importanza, i postumi, le conseguenze, le cause, apriamo un libro di parte musulmana, due righette, se tutto va bene. Sono venuti degli invasori franchi, hanno costruito qualcosa, hanno preso le terre all'ida del mare e in 200 anni le abbiamo risperite a casa. È una diversa percezione che qui viene molto ben mostrata. Perché al di là di quanto si potrebbe sembrare, il vero scontro non è tanto tra Salah Ad-Din contro Riccardo, contro Baldovino, contro Almaric, insomma, contro i vari cristiani, ma e contro i suoi stessi correligionari, cioè chi propone, diciamo, di cedere tutto ai cristiani e aspettare che si distruggano da soli, a chi invece vuole distruggerli in nome sia del riconquistare i vecchi territori per questioni politiche, per questioni religiose, insomma, Salah Ad-Din per gran parte della saga si trova tra queste due posizioni. Bisogna dire che il personaggio di John serve anche per introdurci alla sfera personale di Salah Ad-Din, su cui ci sono scarsissime informazioni, ossia noi sappiamo il nome di suo padre, sappiamo il nome dei suoi fratelli, che furono anche i suoi luogotenenti, conosciamo il nome dei suoi figli, ma non sappiamo esattamente chi fossero le madri. Sappiamo che Salah Ad-Din ebbe diverse mogli contemporaneamente, tipico della mentalità musulmana, ma non sappiamo i loro nomi. Sappiamo solo che sposò la vedova di Nurandino, in termini cristiani, ma che non ebbe figli da lei. Sposò anche una certa Ishmat, e lo sappiamo perché Ishmat venne sepolto con uno dei suoi figli, ma non sappiamo esattamente se ebbe altre mogli, se prese delle schiave o delle concubine. Non All'epoca non importava, importava soltanto sapere chi fosse il padre. Sembra che abbia avuto 15 figli, qualcuno azzarda 17, qualcuno dice solo figli maschi, qualcuno in questi 17 inserisce anche delle figlie. Sappiamo anche che una sua figlia sposò un cugino,
uno dei figli di suo fratello, e nemmeno qui sappiamo esattamente quale figlio del fratello, insomma. L'aspetto personale è lasciato molto alla fantasia dell'autore, che deve comunque ricamarci solo perché le informazioni non ci sono. Tiene fatto intuire un suo amore precoce per la moglie, poi vedova di Nuradin. Viene anche insinuato questo aspetto che Saladin abbia in qualche modo non proprio partecipato, ma favorito le circostanze che porteranno alla morte di Nureddin, che ricordiamo era il suo capo e di cui lui avrebbe ereditato tutto in maniera che oggi potremmo definire criminale, ma che all'epoca era detta diplomatica, tra cui la moglie che sposò per, diciamo, marcare la propria continuità con Nureddin, quindi un discorso un po' complicato. Anche i rapporti con i fratelli sono messi in, diciamo, maniera tradizionale, ossia il fratello più pronto a seguirlo, quello un pochino più ribelle. Anche la faccenda con i figli e i nipoti è messa in questa maniera, quindi in quello molto tradizionale. Tra l'altro è proprio l'arrivo di John che cambia le carte in tavola, perché John viene dopo considerato parte della famiglia. Gli arabi, infatti, i musulmani, ma anche berberi, siriani, insomma, chiunque vivesse in un impero, emirato, sultanato, aveva l'idea di, diciamo, integrare i propri schiavi, di fare in modo che costoro vedessero i vantaggi dell'Islam e si potessero convertire. John non arriva alla conversione, ma viene considerato come un convertito, come uno di famiglia. E, diciamo, questo permette anche di poter analizzare le varie usanze musulmane, tra cui appunto la poligamia, i rapporti fra fratelli e fratellati, il fatto che non esiste una primogenitura, perché ricordiamo che uno dei fratelli di Saladin, che poi fu uno dei suoi più fedeli luogotenenti, era suo fratello maggiore addirittura, cosa che in Europa non sarebbe stata possibile. Alcune fonti sostengono che fosse un fratellastro, che appunto suo padre aveva tre mogli, non si sa esattamente Saladin di quale moglie fosse figlio, non sono informazioni che all'epoca importavano, quindi l'autore ci ricama sopra. C'è quindi molta attenzione non tanto alle crociate in sé, ma al periodo, diciamo, tra di esse, che ci viene mostrato in un'ottica molto interessante. Le scene di battaglia, qui sono ridotte al minimo, hanno più importanza gli intrighi di corte, le vicende personali, che sono molto interessanti, ma a volte io ho avuto l'impressione che il personale si sovrapponesse fin troppo, diciamo, all'ambito politico, che era molto molto interessante, e a volte avvenisse il contrario, insomma, non ci fosse un perfetto equilibrio tra le due parti, il che per una saga di tre romanzi è piuttosto grave. Comunque è piuttosto corretto, diciamo, ci sono molte informazioni che sono possibili da verificare. Non è, diciamo, un romanzo eccelso, non è un romanzo imparziale affatto, ma si legge molto, molto bene. Lo consiglio. Io al suo tempo l'avevo trovato anche diviso in tre parti, o meglio, avevo trovato l'ultima parte e mi si interessava molto. Avevo poi letto che era l'ultima parte di una trilogia. Ho pensato, bene, ritorno un'altra volta, se ristampano gli altri, bene, se no me li faccio ordinare. Arrivo 3 settimane, un mese dopo, ora non ricordo bene, vedo che c'è questo, leggo 3 romanzi in uno, controllo, c'erano tutti, l'ho comprato. Pam. Forse sarebbe furbo in altre occasioni, mi sarei risparmiata molto, anche in termini del pecunia. Quindi Jack Haig, romanzo delle crociate. Jack Haig, uno scrittore che mi piace molto, purtroppo in italiano non c'è molto di suo tradotto, c'è questo. È l'assedio su Costantinopoli, di cui anche quello vi parlerò prima o poi, ve lo prometto. Direi che questo è tutto, non c'è altro da dire e alla prossima!